AESIS, la società specializzata in progetti sperimentali ad alto contenuto tecnologico, spegne la decima candelina. 10 anni di attività con un obiettivo sempre chiaro, guidare l'innovazione digitale delle aziende, offrendo un servizio affidabile e di qualità attraverso un team di giovani e dinamici professionisti che lavorano nel campo dello sviluppo software e della consulenza. Ecco noi Roberto Benigni, founder and CEO di AESIS, era il 13 gennaio. Gennaio 2013, quando è iniziato tutto? Ci racconta un po' questa storia. Allora, è tutto iniziato nei campi di calcio dove io e il mio socio Carlo giocavamo, insomma, avevamo questa passione. Io venivo da un'azienda nel campo dell'edilizia. Era un periodo dove l'edilizia non stava attraversando un periodo di crisi. Mi stavo guardando intorno, ma sinceramente non avevo punti chiari, al che un giorno parlammo io e lui, c'era in realtà anche un terzo socio che poi nell'arco degli anni è andato via, e abbiamo deciso perché non proviamo questa esperienza. All'inizio abbiamo detto va bene, proviamo, magari è iniziato un po' come un gioco. Dopodiché abbiamo iniziato a farci conoscere, le varie società ci iniziavano ad apprezzare sempre di più. Siamo cresciuti fino ad arrivare a una realtà oggi che conta più o meno 250 dipendenti, quindi una realtà importante in questo posto, in Pescara, e poi chiaramente che si è estesa anche al di là dell'oceano. Lavoriamo con gli Stati Uniti, con l'Australia e così via. È chiaro che all'inizio è stata abbastanza difficile, insomma io venivo da tutt'altra cosa, ho dovuto imparare, ho dovuto mettere la mia esperienza che avevo acquisito negli anni nell'azienda di famiglia dell'edilizia per cercare di portare avanti. Ero proprio all'oscuro di tantissime cose. Oggi poi le cose sono cambiate, sono diventate importanti. Volevo puntualizzare una cosa: abbiamo scelto Pescara proprio perché Pescara è un centro dove intorno ci sono tantissime università, c'è Teramo, c'è L'Aquila, c'è Pescara stessa, dove ci sono tantissime rami informatici, quindi la possibilità di poter far crescere i talenti di casa in casa senza la necessità, senza l'obbligo di dover rimandare a lavorare fuori. Ed infatti uno dei vostri mantra è talent as a service, giusto? Assolutamente sì, perché noi crediamo molto nei talenti della nostra azienda ed è grazie a loro che siamo arrivati a questo punto, questa grandezza, se così si può definire, per noi è stata veramente un mantra, ecco, come dicevi appunto tu, è stato proprio il punto che ci ha guidati fino ad oggi e ci permette ogni giorno di affrontare sempre nuove esperienze. Ed infatti la vostra azienda si caratterizza per tante presenze giovani. E diciamo che più vecchi siamo io ed il mio socio. E sì, sono tantissimi, tantissimi giovani, vengono a fare esperienza, alternanza, scuola, lavoro dagli istituti intorno Pescara, vengono a lavorare ancora prima di laurearsi, si laureano mentre stanno lavorando. Sono ragazzi, un'età media 25-27 anni, quindi veramente una realtà giovanissima. Ma perché un'azienda dovrebbe contattare AESIS? Quali sono i servizi che offrite alla vostra clientela? Allora, i servizi sono a 360 gradi, tutto nell'ambito dell'informatica. Noi abbiamo la possibilità di poter risolvere problematiche di gestionali, sviluppo software per tutte quelle aziende che comunque hanno necessità. Oggi ormai si fonda tutto sull'informatica, tutto sui software. Non ci sono più, come una volta, carta e penna, ma ci sono computer e internet. Non un punto d'arrivo, bensì un punto di partenza. Cosa rappresenta questa frase per lei e per il suo socio? Allora, per me personalmente, perché io a 50 anni ho messo su insieme al mio socio l'azienda AESIS ed è stato un punto di partenza, ma mi rendo conto che per me ogni giorno è una scelta, perché se uno sceglie di venire a lavorare nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere, io lo faccio perché non voglio fossilizzarmi, e comunque è come il matrimonio: se tu non scegli ogni giorno di essere sposato, rischi veramente poi di separarti. Lei a 50 anni ha cambiato completamente la sua vita ricominciando da zero. Ecco, cosa si sente di consigliare a chi magari a quell'età si trova in una fase in cui non è più tanto soddisfatto di ciò che fa nella vita?
di non subire questa cosa, ma di iniziare ad informarsi, perché ci sono tante tante possibilità intorno, circondarsi di persone che possano essere positive, completamento, ripeto, è come un matrimonio, devi trovare la persona che ti completa. Carlo Castellano, founder and partner di Aesis SRL, ci racconta un po' la sua storia, 10 anni di attività. 10 anni. 10 anni sono tanti. Io 10 anni fa lavoravo già nell'informatica, avevo già esperienze perché ho studiato, diciamo la mia vita è sempre stata nell'informatica, ho studiato a Torino, mi sono laureato in informatica, ho avuto varie esperienze, poi un giorno con Roberto Benigni, che è diciamo l'altro mio partner, parlando così dopo una partita di calcio, perché noi eravamo sportivi, adesso un po' di meno, dopo una partita di calcio abbiamo, diciamo, a fronte di una mia proposta di fare qualcosa insieme, lui ha accettato e da lì è partita questa grande avventura che, niente, dall'inizio, da pochi ragazzi che eravamo, siamo arrivati a 250 ragazzi, e ci ha sempre animato l'idea di investire qui sulla città di Pescara, comunque sull'Abruzzo, perché abbiamo sempre pensato che poter dare la possibilità a chi studia informatica o chi comunque ha la passione per l'informatica, piuttosto che dover andare a Roma o al nord a lavorare, di dare la possibilità di lavorare qui, quindi creare un ecosistema di aziende proprio per far sì che i ragazzi possano lavorare. Quindi da lì è nata anche tutto un discorso, tutto un progetto insieme ad altre aziende del territorio, con le quali si è iniziato un percorso di formazione, di academy per i ragazzi più giovani. Questo lo voglio sottolineare molto perché per noi è fondamentale proprio questo, cioè il poter portare i ragazzi dalle superiori o dall'università, o comunque ragazzi che hanno questa passione, a fare un percorso di crescita nel mondo dell'informatica, differentemente da molte altre aziende che preferiscono magari fare delle strade più corte e andare a prenderli da altre aziende, come fanno con noi molto spesso. Chiaramente fare formazione è molto costoso, perché chiaramente tu devi mettere in campo delle risorse, persone, risorse, tempo, e quindi fare formazione è un lavoro, e per noi sta diventando una delle mission più importanti. Chiaramente il nostro lavoro è quello di lavorare per le grandi aziende, noi lavoriamo tantissimo con le aziende del nord Italia, abbiamo anche delle attività, dei progetti negli Stati Uniti piuttosto che in Inghilterra, abbiamo fatto delle cosette in Germania, però fondamentalmente quello che ci interessa è che l'informatica, e quindi Aesis qui a Pescara, abbia una forte risonanza. Come si fa a costruire un'azienda che ha un'importanza così grande nell'arco di soli 10 anni? Da dove si comincia? Allora, qui devo fare anche un distinguo, nel senso che io comunque dal 95, subito dopo la laurea, ho iniziato un percorso imprenditoriale che mi ha portato comunque ad avere contatti ed esperienze, quindi comunque c'era un vissuto. Poi chiaramente, ecco, io dico sempre, noi tecnici, io sono un tecnico fondamentalmente, noi tecnici poi spaziamo nell'informatica, e se non abbiamo qualcuno che ci dà una mano dall'altro lato dell'imprenditoria, che è proprio quello della gestione, della contabilità, dell'amministrazione, facciamo voli pindarici. Mentre, ecco, il connubio con Roberto è stato fondamentale, proprio perché io, diciamo, sono un po' più la parte fantasiosa, no? Lui è più la parte realistica dell'azienda, e quindi da qui è nata questa, diciamo, questa sfida, ma che aveva tutti i presupposti per andare bene, forte anche di un mercato informatico in grande fermento ultimamente, e però di un grande impegno, perché poi alla fine sì, il mercato c'è, l'azienda c'è, ma poi andare a convincere i ragazzi a venire a fare formazione, a darti la loro fiducia. Io dico sempre che noi comunque gestiamo, abbiamo la responsabilità della loro speranza, e questo è poi importante. Quindi sì, sicuramente è stata una grande sfida e secondo me vinta. Vediamo nei prossimi anni. In una frase, cosa ama di più del suo lavoro? Oddio, qui mi prendi un po' in... No, la fantasia, perché allora a me...
diciamo, questo lavoro mi piace molto. Cioè, l'informatica è stata sempre la mia passione, cioè non l'informatica delle PlayStation, quella sì, è una passione più ludica, diciamo così. A me piace proprio l'informatica che è il servizio alle persone, il servizio alle aziende. E qui è chiaro che l'informatica può sembrare sempre una cosa legata alla matematica, quindi un po' noiosa, diciamo così. Invece, secondo me, l'informatica è proprio una cosa fantasiosa dove devi mettere in campo tutto te stesso, devi inventare. È inventiva e i prossimi anni io penso che saranno molto molto interessanti, soprattutto perché io sto provando a capire se ci possono essere strade come l'intelligenza artificiale, come magari il gaming, cioè cose che in questo momento si stanno un po' affacciando, in Italia soprattutto, si stanno affacciando, come dire, nel nostro mercato, ma che sono ancora in una fase embrionale, quindi. Però secondo me ci saranno interessanti sviluppi nei prossimi anni. Ecco, noi Emiliano Rantucci dell'azienda Avanad, una delle aziende più importanti nel campo informatico, che ha scelto come partner proprio Aesis. Sì, buongiorno a tutti, sono appunto Emiliano Rantucci di Avanad. Avanad è una multinazionale nel campo dell'information technology, nata 20 anni fa da una joint venture tra due altrettanti giganti dell'information technology, che sono Microsoft e Accenture. E in Italia siamo oltre 2.000 persone, 60.000 persone nel mondo, e abbiamo scelto di lavorare con gli amici di Aesis proprio perché abbiamo trovato una comunanza di valori, e soprattutto quello che ci è piaciuto di Aesis è la capacità di valorizzare i talenti sul territorio. In un momento come questo, sul mercato dei talenti e nell'information technology in generale, ci sono molte offerte, c'è molta domanda, quindi c'è, soprattutto in Italia, c'è molto sbilanciamento tra la domanda delle nostre aziende e quello che troviamo come talenti sul mercato. Innanzitutto perché c'è un problema di fondo legato comunque alla distanza tra l'università e il mondo del lavoro, no? Quindi i giovani fanno molta fatica a trovare il match giusto tra quello che studiano all'università, quelle che sono le loro aspirazioni e le opportunità di lavoro che ci sono, che sono veramente tantissime. Il lavoro che sta facendo Aesis sul territorio è quello proprio di valorizzare questi talenti, dando l'opportunità a giovani, attraverso la formazione, attraverso la crescita, eccetera, di iniziare una carriera in questo fantastico settore. Chiaramente dietro c'è uno spirito imprenditoriale, che è quello di Carlo e Roberto, molto diverso chiaramente dallo spirito che abbiamo noi come multinazionale. In Aesis c'è un aspetto umano molto, molto profondo, chiaramente l'attenzione ai talenti, l'attenzione alle persone c'è anche nelle aziende come la nostra, ma devo dire che con gli amici di Aesis abbiamo trovato veramente una dimensione umana incredibile, ed è una realtà unica, ma non solo nel territorio abruzzese, ma credo nel territorio nazionale. 10 anni di Aesis, una realtà in affermazione qui a Pescara, un vero fiore all'occhiello. Sì, faccio i complimenti all'Aesis perché 10 anni sono tanti per un'impresa che si è affermata sul nostro territorio, un'impresa giovane, effervescente, dinamica, che guarda avanti, che ha una visione, che ha tanti dipendenti giovani che hanno la capacità di immaginare un futuro per la nostra città e per la nostra nazione. E sono anche molto contento perché questa data è stata festeggiata all'interno del Comune di Pescara, nella sala del Consiglio Comunale, dove si decidono le sorti della città, perché evidentemente c'è un grande legame fra Aesis e la città di Pescara, perché è una realtà che vive sulla nuvola, perché vive nel digitale, ma ha i piedi ben piantati per terra, ed è la cosa più bella, perché vedere dei giovani che sul proprio territorio sviluppano una realtà di grande capacità imprenditoriale, ma vedere che sono legati a questo territorio è un motivo di grande soddisfazione per un sindaco che fa della propria città un marchio di qualità per il benessere della vita. E diventa anche un po' un modo per far conoscere l'Abruzzo, perché questi ragazzi, questa realtà, da Pescara poi lavora in realtà in tutto il mondo.
Ma sì, questa è la cosa più bella, perché oggi dopo il Covid si cercano territori dove poter vivere bene e dove poter lavorare bene, e la ESIS è un po' l'avanguardia per Pescara di questa mentalità, perché vive a Pescara, si è insediata a Pescara, è fatta da giovani pescaresi ed abruzzesi che parlano con il mondo e fanno promozione alla nostra città, al nostro territorio. Grazie per quello che fate, perché veramente siete il nuovo modo di fare attività imprenditoriale legata al territorio, ma anche con una visione mondiale. È una scoperta per me di alcuni anni, per alcuni lo sarà oggi grazie ai vostri servizi. ESIS è una grande eccellenza della realizzazione di progetti e tecnologie informatiche avanzate. Devo dire, una realtà come Pescara, dove ce ne sono diverse, rappresentando quasi un polo di eccellenza e di aggregazione. La qualità più importante che voglio sottolineare di questa azienda, che oltre all'elevata ricerca tecnologica e il rapporto che hanno con i dipendenti, diverse centinaia, e la localizzazione scelta pervicacemente nella città di Pescara. Questo rappresenta per noi un grande fiore all'occhiello, ed è importante che le istituzioni fossero qui per testimoniare e ringraziarli per gli sforzi che stanno facendo.